Cominciamo noi due battute, tu hai portato a casa un mondiale particolare perché hai avuto una media impressionante. Non sei sceso mai dal podio praticamente e anche all'ultimo una cosa che secondo me hai dimostrato era quella di controllare un po' di più, laddove magari in passato qualcosa ti era sfuggito perché ti eri fatto un po' prendere, no? Sì, sì, certo, nel passato andava veloce uguale, più o meno uguale che adesso, però commetteva molto più errori, non sapeva... Al 100% dove era il mio limite, questo mi ha fatto cadere, tenere lesione, qualche, qualche, qualche brutte, brutte cose. Allora adesso sono più consciente dove sta il, il mio limite, sbaglio come per esempio l'altro giorno in Valencia: è normale, forma parte della competizione, ma la possibilità di sbagliare sono, sono minore. Cosa qualcuno ha detto, non è che voglio far polemica, qualcuno ha detto che eh, un mondiale non è stato spettacolare perché all'ultimo si è tenuto un po', ha controllato, non ha fatto diciamo, grosse cose fino alla fine, forse aveva un po' paura, queste cose qui. Eh, tu c'hai una risposta da dare a chi, a chi ha avuto questa impressione? No, buono, la risposta sta anche siamo campione del mondo, no? L'importante, no? E certo che a me piace vincere più aree. tener más batallas con los otros pilotos, pero a veces no se si puede, no? lo que, lo que teníamos que tener muy presente es que lo importante es ganar el campeonato, no, no es non no lo habíamos hecho este año. Las críticas siempre sí si son, no? eh, seguramente de más por la gente que apoya a un otro piloto, no non Lorenzo, no? Allora, loro ellos aprovechan algunas pequeñas per para hacer esto. Però buono, sono felice, sono in pace con, con me stesso, penso che ho fatto una temporada molto buona, la, la migliore che poteva aver fatto e l'importante, siamo campioni. Senti, in Spagna c'è un, un momento particolare questo, perché da tanto che non c'erano tre piloti così forti, così sotto l'attenzione del pubblico. No, tu sei il numero uno, sei il campione e Dani è venuto fuori all'ultimo molto bene, quindi c'è l'attenzione dei media, poi c'è uno sponsor importante e poi c'è Marquez che hanno grosse aspettative su di lui, per te questa cosa in Spagna con i media, con il pubblico è una cosa buona, ti alleggerisce un po' oppure ti dà più pressione? è una cosa speciale, penso, eh, sì che è certo che te abbiamo tenuto molta tradizione durante tutta la storia nel motociclismo, desde Angel Nieto fino adesso io, Pedrosa Marquez en cualquier eh, sentido un poco no es tanto positiva porque magari hay muchos españoles estamos dominando siempre cada weekend eh, el mundial no solo la MotoGP, GP que principalmente la moto 3, muchos españoles, moto 2 y e magari la gente se mal acostumbra en España de siempre se acostumbra a un facile, fácil no? pero pienso que una cosa especial que no siempre será lo mismo, debemos disfrutarla eh, me da más presión no, yo pienso que La pressione è la stessa sempre, io volevo vincere e da uguale la nazionalità del, del mio rivale. Senti, eh, questa cosa strana che il più giovane va a dare i consigli al pilota più esperto, cioè il tuo amico Max, che ha detto candidamente sì, mi ha dato una mano Orge, mi ha supportato psicologicamente nell'ultimo momento, cioè è abbastanza strana questa cosa, cioè, quello, quello giovane sei tu, lui è quello esperto eppure ha detto che gli ha dato dei consigli psicologici, eh, è importante questa cosa. come Cómo com ha ido? cómo la ves? ¿Se migliorato mejorado tanto da poder? No, pero seguramente en aquella situación que lui había caído en la, la primera mancha eh, era un poco nervioso porque se jugaba todo a la última, gara la condición era muy difícil con la lluvia, eh, todo esto. Eh, seguramente la persona que lo capiva de più en aquel momento era yo, para ser pilota, igual que él. Y ahora ni siquiera el asistente, que él que, que lo conocía de più, mucho de più que yo, ni aunque el meccanici teneva la stessa sensazione, lo comprendevano tanto como yo, ¿no? Y e ahora yo le he detto tranquilo, sei campeón del mundo cuatro volte, sei diventato tiene la fortuna de tener soldi lo tiene todo en la vida tranquilo si no pinchamos no sucede Niente, ma si y e, e fa el máximo, entonces allora luis ha lui estado più tranquilo, e ha tenido anche un, un po' de fortuna, pero la fortuna ci vale qualche volta per per diventare campione, está todo tranquilo y a la poco a poco ha ido sorpasando el pilota, e ha hecho la posición Justa per ser essere campione. Senti, noi ti auguriamo in bocca al lupo per il campionato, il prossimo che secondo me è il più difficile della tua carriera con tutti gli avversari spagnoli come te e un grande avversario all'interno del tuo team ne avrai bisogno e vediamo cosa, cosa riesci a fare, in bocca al lupo Org Grazie mille, sempre hai che pensare che il prossimo anno sarà difficile perché così la, la forma di migliorarti e di tenere la, la cattiveria di lottare cada, cada dia cada... Sennò che spartano sei Claro, claro. Espartanos Gracias, en pelota. Gracias.